Ehi, ciao! Se sei mai stato in qualche paese dell'Asia orientale o se ti è mai capitato di vedere questi posti in foto o in TV, sicuramente ti sarai accorto che tantissime persone lì indossano mascherine chirurgiche. Le indossano nei mezzi pubblici, nei bar, per strada e in ufficio. A quanto pare questi luoghi sono pieni di chirurgi che amano uscire da lavoro senza cambiarsi, oppure no? In Giappone, Corea, Cina e Vietnam, le mascherine chirurgiche sono ormai parte della vita quotidiana. Persino i bambini le indossano sempre. A quanto pare, la ragione più ovvia è che in questo modo non si prendono il raffreddore. Beh, tecnicamente è così che è iniziata. Indossare la mascherina offre una protezione dai germi, anche se alcuni in realtà credono che i virus possano benissimo oltrepassarle. Ma la vera ragione è che chi è già malato le porta per evitare di infettare gli altri. I giapponesi non sono abituati a saltare giorni di lavoro, anche se non si sentono bene. Quando stiamo male, lasciamo dietro di noi una scia di germi che ci seguono ovunque, sui sedili dei trasporti pubblici, sulle porte e sui corrimano. Ecco perché indossare una mascherina è una cortesia sociale. Se ti senti male, non dovresti mettere a rischio tutti quelli che ti circondano. Questo è tipico della mentalità asiatica. Durante le epidemie di influenza nelle stagioni fredde, in ogni momento vedrai uomini, donne e bambini asiatici portare queste mascherine. Meno persone si ammalano, meno si diffonderà l'epidemia e più velocemente finirà. Un'altra ragione è l'inquinamento dell'aria. Le città industrializzate, con le loro migliaia di automobili, non producono certamente aria pulita. Se guidi uno scooter, e in Vietnam e Cina moltissimi lo fanno, la mascherina è un must. Non solo protegge dalla polvere e dalle emissioni, ma anche da qualsiasi tipo di insetto che ti investe sulla faccia con le alte velocità. Le maschere sono anche efficaci contro le allergie. La fine di febbraio è l'inizio della stagione delle allergie per le persone in Giappone. Il polline si diffonde in tutto il paese per diversi mesi, fino a fine maggio, e rende la vita molto fastidiosa per chi è allergico. Occhi rossi, naso che cola e prurito sono i segni tipici dell'allergia. Non c'è da stupirsi che le persone non si tolgano mai le mascherine per strada in primavera. Nei paesi asiatici, in cui gli inverni possono essere freddi e gelidi, le mascherine possono anche essere utili per proteggere il viso. Un vantaggio più banale per le donne è che nascondono il viso se non hanno tempo di truccarsi. Metti un filo di mascara e la mascherina e voilà, starai benissimo. Anche gli uomini hanno il loro vantaggio. Possono indossare le mascherine se non si sono rasati al mattino. Che bella idea! Gli asiatici indossano maschere così spesso che sono diventate ormai parte del loro guardaroba. I giovani scelgono colore e forma della mascherina per abbinarli al proprio abbigliamento. I produttori le creano in diversi colori e materiali, come accessori di tendenza, e i designer asiatici definiscono le maschere un pezzo di smog couture. Un altro motivo per cui le mascherine sono così popolari nei paesi dell'Asia orientale è che aiutano a nascondere le emozioni. Se non vuoi condividere la tua tristezza o gioia con gli altri, le mascherine ti saranno di grandissimo aiuto. È una manna dal cielo per gli introversi che non hanno voglia di parlare con estranei o di rispondere alle domande dei commessi. Alcune persone indossano anche le cuffie e si sentono al sicuro e protette ovunque vadano. Il mercato asiatico delle mascherine è fiorente, si spendono 230 milioni di dollari ogni anno solo in Giappone. Modelli nuovi escono spessissimo. Un produttore giapponese ha persino prodotto delle mascherine che fanno perdere peso. Sono di un colore e sapore particolari che stimolano il metabolismo a favorire la messa in forma. Wow, io pensavo fosse perché semplicemente chiudono la bocca. Che scema! Ma questa non è l'unica tradizione interessante in Asia che sorprende gli stranieri. Questa antica cultura ha centinaia di misteri. L'Asia è il più grande continente in miglia quadrate e popolazione. È più grande dell'intera superficie della Luna di 7,5 milioni di chilometri quadrati. La popolazione di tutto il continente è il 60% di quella mondiale. Se tutte queste persone si unissero tenendosi per mano, non succederebbe nulla. Eh no, farebbero 100 cerchi intorno alla Terra. Una provincia cinese da sola, il Sichuan, ha più persone che Grecia, Portogallo, Paesi Bassi, Austria, Guatemala, Malesia, Australia e Canada messe insieme. E questa provincia è solo la quarta più grande della Cina. Sebbene il territorio della Cina intersechi ben 5 fusi orari, ufficialmente ne usano solo uno. Il governo ha accettato questa regola a metà del XX secolo per rendere più uniti i cinesi. Ecco perché quando sono le 6 del mattino a Pechino, i territori occidentali saranno al buio per altre 2 ore. Il capodanno vietnamita, il Tet, è il compleanno di tutti. Inizia il primo giorno del calendario lunare alla fine dell'inverno e si celebra per diversi giorni.
I vietnamiti e i coreani contano la loro età in base al numero di anni lunari. Quindi, anche se un bambino è nato diversi giorni prima di Tet, non compirà un anno fino al primo Tet. Il Capodanno thailandese si celebra dal 13 al 15 aprile ed è la festa più antica che segna il cambio di stagione. Uno dei rituali principali di questa festa è spalmarsi l'un l'altro con una miscela di acqua, farina e talco. Ma a che serve? Fa bene al viso o qualcosa di simile? Se ne sai qualcosa, faccelo sapere nei commenti, siamo curiosi! I giapponesi sono la nazione più magra tra le maggiori economie mondiali e questo è regolato dalla legge. Le leggi giapponesi impongono che la vita degli uomini non debba essere più larga di 85 cm, la vita delle donne non dovrebbe essere più larga di 90 cm. Le persone che infrangono la legge non saranno multate o incarcerate, ma riceveranno un consulto medico e saranno sottoposte a una dieta approvata dal governo. Questo è per il bene e la salute della nazione, perché l'eccesso di peso è generalmente collegato a diverse malattie. Insomma, è il loro modo di prendersi cura di sé e di evitare di star male. I cinesi chiamano i loro figli con i nomi di eventi. Nel 1992 la Cina fece domanda per tenere i giochi olimpici e 680 neonati furono chiamati Aoyun, che significa giochi olimpici in cinese. Altri nomi popolari sono creazione della nazione, viaggio nello spazio e difesa della Cina. Sembra che alcuni si chiamino Kung Fu Panda. In Vietnam gli uomini si fanno crescere le unghie lunghe. È considerato un tocco di alta classe perché solo chi non fa lavori duri può averle. Si tratta di persone che lavorano in negozi e nei saloni di bellezza. Inemuri è la pratica giapponese di fare un pisolino durante la giornata lavorativa. Se fai un pisolino in ufficio, nessuno ti giudicherà o ti licenzierà. Al contrario, significa che lavori tanto e che non hai tempo di dormire a casa. È stato anche dimostrato che un breve pisolino durante il giorno aiuta a riposare e a ripristinare l'energia, il che significa che le persone lavoreranno in modo più efficiente. Il famoso piatto giapponese, il sushi, proviene dall'Asia meridionale ed è composto dai due ingredienti principali della cucina orientale, riso e pesce. I giapponesi lo mangiano da generazioni e si sono così abituati che ora possiedono dei batteri speciali nell'intestino che aiutano a digerire le alghe meglio di gente di altre nazioni. I grattacieli di Hong Kong hanno enormi buchi lunghi circa 12 metri e larghi 10 metri. La ragione di ciò è che così c'è spazio per i draghi che volano quando vanno dalla montagna al mare. In altre parole, in modo che l'energia possa fluire facilmente. Questo fa parte della tradizione Feng Shui in cui i cinesi credono e che seguono nella vita quotidiana, anche nell'architettura. Santi edifici! Quali di queste tradizioni asiatiche ti ha sorpreso di più? Faccelo sapere qui sotto nei commenti! Ehi, se hai imparato qualcosa di nuovo oggi, allora metti like al video e condividilo con un amico. Ed ecco altri video interessanti che secondo me ti piaceranno. Devi solo cliccare a destra o a sinistra e rimanere con noi sul lato positivo della vita.